Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, riders e appassionati e ben ritrovati con i trofei Wheel Up Moto Estate 2018. Per il sesto anno consecutivo noi di racebooking.net siamo orgogliosi di poter commentare queste gare e di offrirvi queste telecronache. E oggi qui 29 aprile sul tracciato bresciano hanno inizio questa nuova stagione di gare. Come sempre qui con voi in cabina di commento Alberto Fontana, alcuni mi conoscono come Alberto Nasca, speaker del portale racebooking.net, e per questa prima gara abbiamo una new entry, ovvero Edoardo Vercellesi che farà da commento tecnico. Ciao a tutti, benvenuti, grazie mille per avermi voluto qui con voi. Edo, un brevissimo tuo curriculum, cosa commenti di solito? Cosa faccio nella vita? Commento Chevy Rookies Cup per Sky Sport e sono davvero molto contento di aggiungere questo nuovo progetto alla faretra, mettiamola così. Felicissimi anche noi di averti qui, una voce di spicco del mondo televisivo italiano che commenterà alcune di queste gare dei trofei Moto Estate. Trofei Moto Estate che non solo regalano lo spettacolo in pista grazie alle tantissime griglie di partenza oggi presenti, insieme a tantissime novità, tra cui la Mini GP, la Moto 4, la Super Mono, il trofeo Moto Estate riservato alle 300 con uno spazio dedicato alle Kawasaki che riempiono una griglia molto interessante, ma soprattutto oltre allo spettacolo in pista, come dicevo, anche spettacolo nel paddock con il trial show di Fabio Lenzi, ormai sempre presente qui sul tracciato di Franciacorta, e anche tante attrazioni per le famiglie che vogliono venire a vedere le gare, tra cui spazio per i bambini che hanno modo di poter giocare e divertirsi all'interno del paddock in un'area dedicata a loro. Ma passiamo adesso ad analizzare la gara della categoria regina di questi trofei Moto Estate. Stiamo parlando della Moto Estate 1000. Il nome stesso vi fa intuire che la cilindrata di queste moto è la massima possibile nelle competizioni, la 1000. E una griglia di partenza che vede nomi importanti all'interno di questa Moto Estate, nomi che hanno sempre caratterizzato le prime posizioni, ma vediamo una new entry che adesso andremo a vedere. La pole position nel frattempo è quella di Francesco Fratus, che ha girato in 1:11 e 309. Questi tempi ci fanno intuire come questa versione della pista sia più veloce di circa un secondino e mezzo. L'anno scorso la pole era intorno al 12 basso, 12 e mezzo, 12 un po' alto, dipende un po' dalle condizioni di grip, e questi sono i tempi. E poi con delle moto così potenti e così pretenziose come le 1000, la differenza di grip la senti, immagino, tanto. Con una moto quando che apri tende... il gas, sì. Infatti. È proprio lì che la senti, soprattutto in accelerazione. Seconda posizione per il campione della Race Attack 1000 2017, Andrea Maestri col tempo di 1:11.404. Signore e signori, l'anno scorso il suo primo campionato della vita lui l'ha vinto, la Race Attack 1000. Si presenta qui nella 1000 Open e si piazza subito in seconda posizione. Magari fare lo stesso anche tu, che ne sai? Ah, boh, chi lo sa. Non vorrei mai, però io ci provo, io faccio il mio meglio. Fai il possibile, dai. Poi vedremo come andrà. Lo scopriremo a fine anno, mamma mia che tensione. Te l'ho tirata, eh. Mamma mia. Te l'ho tirata. Mamma mia. In terza posizione Massimo Bocelli, onnipresente, sempre lui, 1:11.446, 42 millesimi di ritardo da Andrea Maestri per questo pilota numero 180 a bordo della sua Ducati Panigale che, signore e signori, io ci tengo a ricordarlo, quando con Luca Pedersoli, un mio amico, siamo usciti con la considerazione che in moto l'età non conta un... Okay. Bravo. Signore e signori, Massimo Bocelli ha 62 anni e parte in prima fila. Ah, wow, complimenti. Quarta posizione per un altro pilota che di certo non è uno sbarbatello neanche lui, stiamo parlando di Walter Bartolini, 1:11.537 per lui a bordo del prototipo della GPM Racing, un bicilindrico due valvole che paga un po' di velocità sul dritto. Va detto che comunque i primi quattro sono racchiusi tutti nel giro di due decimi, dall'1:11.3 di Fratus all'11:5 di Bartolini, veramente, veramente
Close Racing. Seguito poi Bartolini da Cornero e da Giampaolo Cristini col tempo di 1.12 e 413. Cristini che scatta dalla sesta casella di questo schieramento. Cristini che ha vinto l'anno scorso la moto di serie, categoria che correva insieme alla moto estate. Infatti in questa griglia l'anno scorso vi erano due griglie, una per la entrambe categorie, una per la categoria open sia dal punto di vista del regolamento delle moto che delle gomme, mentre la moto di serie era con modifiche molto limitate e monogomma Dunlop. Quest'anno invece non c'è più la moto di serie e Cristini quindi corre nella open. Settima posizione per Roberto Carinelli, campione della Race Attack 1000 2016, quindi l'anno prima di Andrea Maestri. Quest'anno corre nella open, seguito da Alex Bescotti e da Alex Castagneris. Decima posizione per il compagno di squadra di Francesco Fratos, stiamo parlando di Roberto Vermi, 1.13.490 il suo best, che lo vede partire dalla quarta fila di questo schieramento davanti a Simone Facchetti, un altro abitué dei trofei motestate con la sua Ducati Panigale numero 72, 1.13.839. Facchetti che tra l'altro si è infortunato un paio di settimane fa al piede, quindi oggi corre con qualche dolorino qua e là. Alle sue spalle Maurizio Buzzoni, seguito poi da Roberto Mansuino e da Francesco Piva, che chiude questo schieramento. Sono pronti a partire sulla griglia del circuito di Franciacorta i piloti della categoria moto estate 1000, con la bandiera rossa lì davanti al gruppo che se ne va in questo momento. Nicola Novara lascia spazio al rombo dei motori qui sul rettilineo del tracciato bresciano. Salgono i giri, scattano in questo istante i piloti con qualche impennata. Maestri si fa tutta la partenza su una ruota, con Boccelli che è partito a fionda si porta al comando della gara davanti a Fratus, con Maestri che segue. Partenza davvero spettacolare di Boccelli, che chiaramente ha potuto beneficiare della traiettoria interna, ma non è così scontato, e lo abbiamo già detto, che l'interno possa portarti davanti. Invece molto bravo il pilota della Ducati a mantenere la traiettoria migliore. Intanto c'è una perdita di posizione molto molto netta, quindi andiamo in moto con Bartolini, che partiva dalla quarta piazza e l'ha mantenuta, e quindi segue appunto le ipotetiche posizioni del podio, che invece sono belle belle calde, perché si stanno davvero scornando come dei mufloni. Intanto board sulla moto di Andrea Maestri, che insegue da breve distanza Francesco Fratus lì davanti in seconda posizione, che inizia a mettere la pressione su Massimo Boccelli. Fratus esce forte, ma Boccelli, quando prende in mano il gas, signore e signori, quanto accelera. E Maestri che tira fuori la gambina di salvataggio, cambierà una suola a ogni gara a forza di lasciare i solchi per terra. Lui gomma la pista non solo con le gomme ma anche con la suola. E i primi quattro si stanno staccando leggermente da un Giampaolo Cristini, il quale a sua volta si sta distaccando un pochino da Alex Bescotti. Sarà molto felice il calzolaio di Fratus, che avrà un buon conto in banca. Maestri. Chiedo venia. Intanto dicevo Fratus, perché Fratus si è nettamente avvicinato a Boccelli e gli sta facendo sentire la pressione del quadricilindrico dietro, appunto, invece alla B del pilota con numero 180. Qui altra inquadratura on board che ci fa vedere la difficoltà anche di spostare di peso la moto verso sinistra in una, come abbiamo detto, curva molto complessa come appunto la 4, con la gomma fredda che non ti dà la fiducia di cui avresti bisogno. Intanto on board su Giampaolo Cristini, quinta posizione per lui, che vede lì davanti il suo allievo, un po' il maestro Cristini, l'allievo... allora, il maestro Cristini, l'allievo Maestri, perché maestro Maestri non va bene così, ve lo fate apposta. Allora. Cioè, intanto attenzione a Fratus, pazzesco l'attacco di Fratus che arriva lunghissimo, lunghissimo, e Maestri quasi quasi vede la possibilità di andare a provarci anche lui, ma Bartolini riprende in realtà un Maestri che forse ha la possibilità di andare a sferrare un attacco su Fratus. Gamba di salvataggio, niente da fare, era troppo lontano, restano invariate le posizioni. Spettatore non pagante, ma soprattutto cameraman non pagato, Bartolini, per questa esatto spettacolare battaglia per il podio. Mamma, la partenza ma di Bartolini. Ha provato a infilarsi? No, niente da fare. Ma la usa come freno la gamba, Maestri, Ah beh, a posto, getta l'ancora, direi. Eh sì. Dicevo, Cristini un po' il maestro di Maestri. L'anno scorso mi raccontava un aneddoto, Maestri, che alla sua prima giornata di prove in pista chiede a Cristini se gli presta la tuta. Gliel'ha sdraiata al secondo giro. Ale.
E infatti poi Cristini fa: vabbè, senti, dai, usala per le gare sta tuta. E Maestri correva con la tuta con dietro scritto Cristini. Io dicevo: ma perché c'ha scritto Cristini dietro? Perché e la storia era questa. Effettivamente era così. Poi Cristini un po' l'ha supportato e adesso Maestri è cresciuto tantissimo al punto da andare a classificarsi quantomeno in qualifica davanti a Giampaolo Cristini. Rivediamo intanto queste immagini in super slow motion con l'etichetta affezionata alla gomma anteriore di Massimo Bocelli. Non vuole venire via quell'etichetta lì. E nemmeno quella di Fratus, devo dire. Tende particolarmente a lasciarlo. Sì, è vero. Mi fa impressione invece il numero 21 lì dietro in livrea Pata, che ricorda veramente tanto le stock, quelle vere, quelle da mondiale. Sì, io ti invito poi a guardare Bartolini, che lo vedete adesso alle spalle di Maestri con la sua prototipo della GPM Racing. Al di là dell'attacco di Cristini, che è stato estremamente bello e coriaceo. Sì, esatto. E, dicevo, quando poi hai voglia, dai uno sguardo alle linee di Bartolini. Adesso. Fa delle linee che sono il contrario di quelle degli altri, eppure va forte. L'anno scorso aveva fatto addirittura una pole scendendo sotto l'1.12, che sulla pista dell'anno scorso era andare veramente forte, forte, forte. Tipo la curva 10, lui anziché ritardarla l'anticipa tutta, si butta tutto dentro. Sarà forse che usa una moto che ha pochi cavalli, perché è un bicilindrico due valvole. Immagino che è molto una leggera. Ciclistica anche molto diversa, sì. Appunto. L'ho provata per 5 giri quella moto, è una bicicletta. Una bicicletta. E abbiamo capito dunque perché si può permettere di guidarla in questo modo. Mentre invece è bella anche la battaglia qui tra il bicilindrico e il quadricilindrico di Bocelli e di Fratus, con stili di guida anche abbastanza diversi. È un pochino più eretto il busto di Fratus dietro, mentre Bocelli, nonostante l'età, tende a sporgersi particolarmente dalla moto. Bello anche il dettaglio sullo stivale abbastanza consumato, abbastanza vintage, e il casco replica di Troy Bayliss. Sì, è vero, è vero. Fratus, tra l'altro, è enorme, gigante su sta moto, sembra di vedere uno che gira sulla mini GP. Fratus è un nome da... Fratus! Sì, esatto, è molto grosso. Infatti è alto uno, non so se 1,90, però 1,85-6, tutti ce li ha. E mi sta impressionando Maestri come comunque al terzo giro di gara sia sempre lì incollato ai primi due. Riesce a tenere botta a due piloti che finora hanno sempre o vinto le gare o comunque sono stati nelle prime posizioni. Lui che nel 2016 all'ultima di campionato aveva fatto una wild card ed era la sua prima gara della vita. Pronti via a terzo posto. L'anno dopo... Mi ricorda qualcuno. Non so chi. No, ma neanch'io. Ho appena finito gara 1 in terza posizione ed è andata così. È la mia gara. Prima gara della vita, terzo. E però devo far come Maestri allora, perché lui poi la seconda gara della vita, cioè all'anno successivo, nel 2017, l'ha vinta. Quindi io a Varano dovrei vincere. Intanto Fratus ha fatto una traiettoria veramente strana. Secondo me è stato anche ingannato da quanto Bocelli abbia stretto l'ingresso del tornantino e... Non lo so, evidentemente ha provato a sfruttare il fatto che l'avversario fosse molto stretto e quindi più lento, allungando, sperando poi di chiudere. Mi viene da pensare solo che l'ha allungata e si è dimenticato di chiuderla. Sì, è vero, è vero. Intanto Homburg-Hammer sulla moto di Giampaolo Cristini, che gliel'ha data su vinta a Bartolini, a quanto pare. Ha perso davvero tanto nel corso di questi quattro giri. Io direi, li stavo contando, avrà 3 secondi di ritardo da Bartolini, che significa quasi un secondo a giro in questi primi giri di gara, che significa che questi quattro stanno volando e Cristini magari forse ha deciso di non prendersi più rischi. Gara che rispetto alle categorie race attack è anche più lunga, è quasi il doppio, 15 sì. giri in luogo di 8. Qui siamo invece più indietro con Facchetti in 11ª posizione, quindi vediamo anche le posizioni più arretrate della classifica all'ingresso da di parte... Roberto Vermi. Da paura all'ingresso su Simone Facchetti, si è infilato a velocità iperluce ed è andato a guadagnare una posizione. Davvero davvero bello questo sorpasso di Vermi, che tra l'altro da che correva con la BMW quest'anno corre con una Ducati Panigale. L'ho visto dal codino, ripreso dalla quel moto di Facchetti. Quel poco che c'è di codino su quella moto. Esatto, che serve giusto per darti un appoggio dove sederti e mettere due fari nella versione stradale. Quindi davvero bello l'inizio di gara di Vermi. Attenzione a Carinelli lì dietro, che ha preso Cristini. Vero, e intanto stavo notando come... Eccolo qua che arriva l'attacco! E Cristini! Mamma mia! Approfitta mamma di, mia.
dell'incrocio di traiettorie, lascia andare il freno e si riporta davanti. Però a questo punto la battaglia è un tema che dobbiamo stare attenti a considerare in questa gara. Arriva anche un pochino lungo Cristini alla terza delle curve a destra e poi fa un po' di fatica invece nel cambio di direzione. Siamo sempre sulla soggettiva su questa battaglia. Mamma. E infatti Carinelli si butta dentro e riesce, credo, a questo punto a finalizzare il sorpasso. Mamma mia, da paura il sorpasso, il controsorpasso di Carinelli su Giampaolo Cristini, che perde la quinta posizione. Come è entrato a fuoco, tra l'altro, alla curva 10 Cristini è andato quasi a tamponare Carinelli. Differenze proprio di interpretazione. Intanto i distacchi tra i primi quattro sono qualcosa di abbastanza equidistante e sono anche abbastanza contenuti, va detto. Sì, sì, è vero, non si passano tanto, si passeranno un 6-7 decimi ciascuno. Continuano le differenze di stile intanto tra i primi due. Ancora Frattus molto molto largo in impostazione al tornantino e Bocelli invece che tende con la moto già leggermente piegata a portare verso l'interno. Sì, è vero, è vero. Quella con l'ultima curva lì affrontano un po' tutti in modo diverso. C'è da dire che se vado a vedere il record della pista di Fabrizio Perotti, lui nel destra, ancora prima di fare il cambio di direzione a sinistra, lui se ne sta sulla riga bianca di destra, proprio della serie che se ci fosse ancora più asfalto lui ci andrebbe tutto sulla destra. Quindi se ha fatto il record della pista forse sarà la linea più giusta. Però vaglielo a spiegare a Bartolini che ci sono linee giuste e linee sbagliate. Guarda qua, guarda qui. Boom, come guarda, come subito dentro vicino, la corda, hai un visto? Bello vicino Bartolini che appunto, come dicevamo, è una ciclistica molto permissiva rispetto a una guarda anche qua come va una stretto mille media. È vero, visto? È vero, è vero. Spigola molto di meno e poi comunque non perde tanto in uscita. Ricordati che lui è un bicilindrico due valvole, infatti, quindi non dovrebbe avere accelerazione, non dovrebbe avere velocità di punta. Eppure, nonostante abbia fatto una linea molto stretta, guarda anche qua che linea che fa, lo vedi? Prova addirittura a buttarsi dentro nel cambio di direzione! Era e ce l'ha anche fatta! E sì, ce l'ha fatta! Da paura Bartolini, ti stavo dicendo guarda che linea strana che fa, ma l'ha fatta perché era un sorpasso! Con quale violenza si è infilato su Andrea Maestri! Impressionante il sorpasso di Walter Bartolini, che ha saputo sfruttare la maggiore agilità della sua GPM Racing per andare a fare un vero e proprio block pass in stile motocross all'ultima curva su Andrea Maestri. Intanto qua a sportellate con dovrebbe essere Mansuino con sì, il numero 172, con Castagneris dovrebbe essere, sì, e alle loro spalle Roberto Vermi, inquadrato ancora da Simone Facchetti, che dopo aver perso la posizione a vantaggio di Roberto Vermi ha comunque mantenuto i distacchi abbastanza costanti e vicini su Vermi, che ha identificato questo punto qui come il suo punto forte. E in effetti è un punto in cui chi ha imparato ad interpretarlo, essendo nuovo, sì, riesce anche a fare qualche bel sorpasso all'esterno. C'è stato un incrocio lì intanto, sì, abbastanza pericoloso, incroci pericolosi per le posizioni lì davanti. Siamo comunque nella top 10 appunto, se siamo in moto con Facchetti siamo a ridosso della 10-11 posizione, perché Facchetti è 12 come la grafica ci può suggerire in questo momento. Arriva anche lui nella fase calda del tornantino, in quella complessa frenata, lui che ha una moto evidentemente extra stock. Attenzione a Cristini, attenzione a Cristini. Intanto da questa immagine si può vedere l'intaglio delle gomme Dunlop D213 di Roberto Carinelli, che hanno quel taglio davvero particolare, caratteristico, che non avevo mai visto su nessuna gomma. E Cristini vuole andare a riprendersi la posizione, vuole andare a ripassare Roberto Carinelli. Cristini sembra aver approfittato delle linee del traino offerto da Carinelli, appunto era un po' più in difficoltà quando è stato passato, quando è stato raggiunto, e invece poi sfruttando un pochino appunto il traino del pilota davanti, il riferimento, è riuscito a ritrovare un pochino di smalto, che a questo punto gli sta rendendo possibile tornare all'attacco. Sì, anche perché Cristini ha quella famosa vena che si chiude ai piloti, la sua praticamente si serra, cioè la serie che proprio si cementifica nel momento in cui viene sorpassato. Se tu sorpassi Cristini, cioè, stai sicuro che lui... È come quando su GTA ammazzi qualcuno e poi ti partono le stelline, sì, sei ricercato dalla bravo, polizia. Cioè... Passa Cristini, hai subito 6 stelline di GTA, ecco. E infatti guarda Carinelli che gli fa segno via, seguimi, e Cristini dice toh, la prova mi è andata a stendere della serie, seguimi, lo dici a qualcun altro. Esatto, e boom.
passato, infilato, colpito e affondato. Perde Cristini anche un'altra posizione, tra l'altro Carinelli, che adesso quindi ha una fase un pochino difficile davanti a sé, colpito e affondato con un 1-2 devastante. Sì, si trova adesso in settima posizione Carinelli Cristini, quindi può approfittare magari del fatto che un pilota si è inserito tra lui e Carinelli per cercare di allungare un pochettino. E in quel quartetto sono tre Yamaha. Sì, e tra l'altro io stavo notando qui davanti che Bocelli e Fratus sono nella loro fuga d'amore romantica, amore che poi si trasformerà in odio negli ultimi giri, perché sta per scoppiare la bomba lì davanti, e questo lo so. E Maestri ha perso tanto, ha avuto un drop. Lo sai perché sei drop. Veggente. Sì, sì, esatto, sì, io so che si scorneranno questi due. Però, cioè, Maestri ha perso parecchio, È verissimo, ha perso in pochi giri davvero parecchio terreno. Effettivamente la posizione del podio a questo punto, la terza posizione, sembra abbastanza nelle mani salde di Bartolini. Ma sai cos'è? Forse... addirittura Bartolini sta guadagnando sui primi due. E intanto Cristini perde la posizione, ma bravo nell'incrocio di traiettoria a riprendersela. Quello che stavo notando è che due giri fa sarebbe finita la gara della Race Attack in cui correva Maestri, perché siamo al decimo giro. Vero. Non vorrei che Maestri, sai, abituato a fare otto giri, quindi a fuoco, a dare tutto quello che aveva, adesso stia un po' accusando il colpo, magari fisicamente o magari a livello di gomma, magari sai, sei abituato a scannare a fuoco con una gomma come la D212 GP Racer che usano nella Race Attack, che è abbastanza eterna, e magari qua ti trovi con una gomma, con una mescola molto più morbida, a spingerla come un disperato per i primi otto giri e poi ti trovi ad arrancare verso la fine. Fratus ha provato l'attacco all'esterno sul leader della gara, non è riuscito però a portarlo a termine, anzi è finito un pochino largo perché la sua traiettoria era chiaramente non la migliore. Intanto replay nuovamente. Guarda per piega Bartolini. Hai visto che pieghe che sì, fa? Sì, guarda, con l'occhio bello puntato in avanti. Sì, bello aggressivo. C'ha proprio lo stile da old school, ma piega. Fate le pieghe da MotoGP lui, è questo prototipo. Non so se hai notato lo stile, gli angoli alla... di piega. Sì, sì, assolutamente, lo stile alla Abe, con la moto molto piegata e magari un pochino il busto un po' all'insù. Esatto, assolutamente. Qui ancora lo slow motion della bagarre tra Cristini e Carinelli. Veramente bella 4. La moto di Cristini, mi sta piacendo tanto. Sì, è vero. Yamaha R1 con colorazioni rosso fluo ti e giallo qualcosa? Fluo. Mi ricorda la mia, ma tra l'altro Cristini l'anno scorso correva con Tecnica Moto, quindi era, come vedi anche la colorazione della tuta era quella che richiamava i colori di Tecnica Moto. Adesso probabilmente ha preso la sua moto dell'anno scorso e ha rivisto un po' la colorazione andando a sostituire il bianco col nero e mantenendo comunque magari delle linee simili alla colorazione che aveva. Slow motion sulla Panigale di Simone Facchetti, sponsorizzato Leclerc, l'azienda di famiglia numero 72. Lo vediamo adesso affrontare la curva 4 con qualcosa che sventolava lì sotto, non ho visto cosa e fosse. Con il casco di Chas Davis, mentre Maestri ha un casco replica di Leon Kemier, quindi è anche il trionfo un pochino dei caschi che vanno a riprendere le grafiche dei grandi piloti dell'attualità. Ma tu sei il Wikipedia delle moto? Boh. Fammi capire. Non lo so, tendenzialmente perdo il mio tempo a guardare dettagli stupidi. Fantastico, sai che non l'avrei mai riconosciuto il casco qua di Maestri. Vabbè. No, mai. Perché tu hai ancora una sanità mentale. Esatto. Io fossi in te sarei felice di questa cosa e lascio a me la capacità e il problema di riconoscere cose che poco hanno a che vedere con la gara. Mentre molto ha a che vedere con la gara, questo slow motion che ci permette di notare la pulizia dell'uscita di curva di Roberto Vermi con una moto molto molto stabile. Sì, panigalona di Roberto Vermi. Mentre qua davanti Bocelli fa cantare il suo bicilindrico sul rettilineo di Franciacorta. Era una battuta? Sì. Beh. Posso andarmene? Cosa che fa cantare? Bocelli che fa cantare. No, cavolo, ma sai che non l'avevo realizzata? Perché per fortuna c'è una C in più che ti allontana. Guarda quanto piega Bartolini, guarda l'angolo di piega. Qua no. Ma cioè, no, vabbè, comunque sì, cantare
Ma sai che io ho una mente deviata, di solito mi vengono le studio queste cose qua, e che a forza di essere deviato poi le dico senza rendermene Senza neanche renderti conto. conto, quindi pensa tu come sei messo. Mamma mia, sto messo veramente male, ragazzi. Basta, basta, basta. E comunque siamo entrati nel terzo della gara, che non è una ripetizione, ma è la frazione terzo, Non è quindi. tipo che ti sei buggato. No, no, che ripetere parole, No, ma. no, è l'ultimo terzo di È gara, l'ultimo terzo mettiamola di così. gara, dai, giusto per evitare ripetizioni laddove le virgole a scriverle si vedono, a dirle a volte non si sentono. E Fratos comunque ha deciso che quella sua staccatona lì con quell'ingresso largo, largo, largo gli piace. Ma sai che la stavo studiando anch'io quella traiettoria lì, perché? Perché dato che il punto di corda di quel destra è proprio alla fine, perché devi stare Certo, cucitissimo sulla certamente. destra. Anziché entrare stretto stretto, io ho sempre detto: ma allunghiamo sta frenata, entriamo forte a cannone, E lasciamo poi che. rientriamo E poi dopo. rientriamo dopo. Quindi che il freno motore, la percorrenza di curva e tutti i fenomeni fisici del caso rallentino la moto in modo da farmi prendere la corda lì. Poi guardo il record della pista, l'onboard di Fabrizio Perotti, e vedo che lui, con pista vecchia in realtà, che aveva forse un po' meno grip, l'asfalto un po' meno rovinato, andava a chiuderla subito stretto stretto. Morale, io credo che sia una di quelle curve in cui che la fai in un modo, che la fai nell'altro, alla fine cambia Ma niente. quindi alla fine che cosa hai deciso? Che lo scopriremo al 15° Ah, giro di gara, benissimo, chi avrà perfetto. ragione. Peccato non avere l'onboard camera su Fratus, perché sarebbe bello vedere da vicino le botte che si daranno nei prossimi 3 giri. E comunque sia ormai il podio, salvo cataclismi o anterrorate del caso. Sembra una questione tra Bocelli, Fratus e Bartolini. Maestri ha avuto proprio un crollo nella seconda parte di gara. Adesso è quasi a 10 secondi di ritardo dai primi tre. Sono curioso poi di sapere, Andrea, magari commenta questo video su YouTube, facci sapere se hai avuto qualche problema tecnico, magari di gomme o di chissà che cos'altro, o proprio un discorso di gestione. Ha perso parecchio terreno intanto Fratus dalla testa della Sì. corsa di Bocelli e invece è attaccato a lui Bartolini, che a questo punto può mettere in dubbio la Mamma. seconda posizione del pilota con il numero 81, il pilota della BMW. Mamma, e questo va a vantaggio di un Bocelli che è un martello, Bocelli, è un martello. Se si va a vedere i suoi tempi a distacchi della serie di due, forse massimo 3 decimi tra un giro e l'altro, ed è qualcosa di impressionante quanto sia costante Massimo E Bocelli. quando sei costante significa che hai la moto nelle mani, Sì, che sai esatto. davvero, stai facendo il tuo, sai quello che stai facendo, ti stai fidando del mezzo e di te sul mezzo. Fatica Fratus, gongola Bartolini perché sa dentro di lui che forse ne ha per andare a passare Fratus, leggermente largo e perde qualcosina qua in accelerazione. C'è da dire che sarà tosta per Bartolini, dovrà cercare forse un passaggio nel misto perché qua sul rettilineo sappiamo che qualcosina paga tanto sull'allungo in realtà più che sulla ripresa, perché comunque il rettilineo Franciacorta è abbastanza corto, però sai, comunque 400 metri di rettilineo, 300 quelli che sono. Se hai qualche cavallo in meno di quello davanti, comunque, anche se sono pochi, lo senti. Bicilindrico che tendenzialmente in uscita di curva ai bassi ha ancora un certo tiro e può dire la sua. Intanto fasi concitate Con qui Cristini dietro. minacciato, rischia di perdere la posizione. Un Giampaolo Cristini che ricordiamo che praticamente quello lì è un punto di non ritorno. Non è come in GTA che se vai con la macchina al paint and spray. Sì. E aspetti lì dentro, esci e le 6 stelline. Intanto subisce l'attacco Giampaolo Cristini. Vediamo se è bravo a riprendersi la posizione. Niente da fare, perde la quarta piazza. Dicevo, la quinta piazza, dicevo, non è come in GTA che ti rivernici la macchina e di colpo l'esercito scompare. Qui, una volta che le stelline a Cristini si accendono, non Sono te le togli sempre più. quelle, sono sempre quelle. Non te le togli più. E adesso, conoscendo Cristini, tenterà forse di riprendersi la posizione, anche se ha perso qualche Parecchio terreno. decimino. Siamo intanto al 14° giro di gara. Si sta per entrare nel final lap. E qua intanto vediamo It's the Simone Facchetti. final countdown. Turururu. Facchetti intanto 13° qua. Ha perso di mira un Roberto Vermi che in questo momento in decima posizione sta facendo una grandissima gara. Top 10 per lui. Tra sé e Facchetti si è messo Buzzoni e Mansuino. Simone Facchetti che adesso, ricordiamo, io l'ho detto all'inizio della gara, corre con, non so se abbia una frattura o distorsione, ok, al piede, ma ragazzi, farti 15 giri già da sano sono tanti, figurati col piede malconcio, tanto di cappello per un Facchetti che ha tenuto davvero botta nelle prime fasi di gara e adesso sicuramente ha mollato il colpo. Un Fratus che gioca
al tiro della corda con Bartolini e adesso ha ridato un altro strappo e si è rimesso all'inseguimento di Bocelli lì davanti. Siamo comunque all'ultimo giro di gara, mancano poche curve alla fine di questa 1000 Open, non so se ne abbia per andare a prendere Bocelli. Sta facendo un pochino la spola tra appunto Bocelli e Bartolini, in questo momento Fratus. E ah, largo Bartolini, manca un po' largo, poco, largo, probabilmente largo, addirittura largo. Rischia di andare sulla terra, sull'erba. Ultime fasi, ultime battute di questa gara della 1000 Open con un Bocelli... Un martello impressionante, ha martellato un giro veloce dopo l'altro e transita sotto la bandiera a scacchi da vincitore Massimo Bocelli. Signore e signori, giù il cappello per questo pilota che è il primo vincitore della 1000 Open 2018. Secondo Fratus, terzo un Walter Bartolini molto... molto pungente, ma non è riuscito a concretizzare nelle fasi finali. Intanto adesso vediamo transitare anche in quarta posizione a Cornero, che chiude la gara in quinta posizione davanti a Giampaolo Cristini. Maestri comunque ha chiuso la gara in quarta piazza, quindi davvero un grande risultato per Andrea Maestri all'esordio in questa 1000 Open. Hai parlato di Bartolini, probabilmente l'errore che gli abbiamo visto fare alla curva che immette sul lungo rettilineo, diciamo, precedente a quello del traguardo è stato decisivo, perché ha perso quei metri che sembravano invece avergli permesso in precedenza di minacciare in maniera seria Fratus per la seconda posizione. Invece poi con quell'errore chiaramente sul dritto la BMW è scappata via e Bartolini ha lasciato un pochino lì in uscita di curva tutte le sue chance di miglioramento della posizione. Al contrario, Fratus è riuscito a tornare sotto a Bocelli, che però ha dimostrato ancora in percorrenza dell'ultima curva il totale controllo della situazione, con calma, con la sua pulizia, anche con una Panigale che comunque lo segue da quel punto di vista, ha gestito, è passato sul traguardo e si è preso una grande vittoria. Davvero, davvero, davvero grandiosa la vittoria di Bocelli, non smetteremo mai di ribadirlo, altrettanto grande comunque la prestazione di Fratus e Bartolini. A seguire poi, dopo Cristini, troviamo Carinelli, Bescotti, Castagneri, Svermi, Buzzoni, Mansuino e Simone Facchetti, mentre... con un giro di ritardo Francesco Piva classificato in 14ª posizione. Burnout per Fratus, che ha deciso di buttare via questo posteriore che comunque dopo 15 giri di gara tirati a fuoco come ha fatto lui nel corso di questa gara, sicuramente non aveva tanto. È piuttosto affaticato, è bello vederlo comunque contento, felice per la seconda posizione, nonostante appunto la vittoria fosse lì alla portata, ma gli sia sfuggita. Comunque una gara di alto livello per lui. Assolutamente sì, mentre ci godiamo queste immagini del podio, abbiamo già visto quelli che erano i risultati di questa gara della 1000 Open. E sicuramente sarà una questione quest'anno, a giudicare da come è andata questa prima gara, tra Bocelli, Fratus e Bartolini. Anche se io un eurino alla SNAI su Maestri, magari sai, vincere un campionato con quei tre là davanti, con l'esperienza che hanno, è difficile. Ma dagli fastidio e mette il bastone tra le ruote. Oggi ha dimostrato di saperlo fare, quantomeno nei tempi, nel giro secco. Gli manca la costanza di durata dei 15 giri. E poi chissà che da pista a pista non cambino un pochino i valori in campo. C'è chi magari è un pochino più rapido da una parte e invece paga qualcosina da un'altra, chi lo sa. Sì, a Varano Maestri è sempre andato molto forte. Il prossimo appuntamento con i trofei motestati sarà appunto a Varano, dove... ci saranno tante gare, tanti eventi. Correrò anch'io di nuovo, perché vi ricordo che faccio tutto il campionato. Quindi se volete venire ad assistere alle gare dal vivo, soprattutto anche alla mia, mi sponsorizzo un po', venite a vederla. Vi aspetto numerosi sul circuito di Varano. Da Alberto Fontana, Edoardo Vercellesi, è tutto, ci vediamo a Varano.